Il Macerata Opera Festival stagione 2024 inaugura il 19 luglio con Turandot, poi Norma, La Bohème e Carmina Burana, una grande serata di danza dedicata al grande Ennio Morricone e poi un concerto lirico-sinfonico. A me piace sentire, immaginare l'apertura del Macerata Opera Festival con gli spettacoli per i più giovani. Noi partecipiamo a questo progetto ormai da tanti anni e lo abbiamo visto crescere. Da una serata di alcuni anni fa siamo arrivati alle 5 serate di quest'anno, del 2024. Con molto piacere partecipiamo sempre. È un progetto che entusiasma noi insegnanti per primi, ma poi entusiasma tantissimo i bambini. Noi cominciamo a marzo a preparare questi lavori, da principio con un corso di aggiornamento per noi insegnanti, per poter insegnare a nostra volta ai bambini i cori, le musiche, le coreografie. Da marzo in poi si assiste a un'emozione crescente. I bambini si immergono nella storia, imparano le arie dell'opera e attendono con trepidazione questa serata che li vede coinvolti con i genitori, con le maestre, quasi a coronamento di un lavoro dell'anno scolastico. Abbiamo lanciato l'idea di accogliere le famiglie, i bambini allo Sferisterio. È un momento in cui le famiglie possono festeggiare insieme alle insegnanti la chiusura dell'anno in condivisione e anche loro per la prima volta, per molti, apprezzare la bellezza del canto lirico. E quindi è un progetto completo da questo punto di vista, di rilevanza sociale, perché proprio unisce le famiglie con i bambini che vivono la bellezza di un luogo che venne costruito dai nostri antenati e del quale ancora noi fortunatamente possiamo goderne appieno la bellezza e l'unicità. Mi chiamo Vittorio, sono venuto con mamma e mia sorella. Mi è piaciuto perché allo Sferisterio mi diverto. Quest'anno si celebrano i 60 anni del Macerata Opera Festival, 60 stagioni di lirica allo Sferisterio di Macerata e al Teatro Lauro Rossi. Per avvicinare i giovani all'opera lirica e per creare una consuetudine con il teatro, abbiamo creato uno spettacolo al Teatro Lauro Rossi, grazie alla collaborazione di Adamo Angeletti con la Scuola Civica Scodanibbio e la direzione d'orchestra e la composizione da parte di Vincenzo Ruggero, che ha curato l'adattamento di quest'opera del Piccolo Principe e ne ha creato una piccola opera da camera con orchestra, un coro di voci bianche e due attori. L'essenziale invisibile agli occhi. Quando ci hanno affidato quest'idea del Piccolo Principe, la grande sfida era quella di rendere un'opera immortale, così importante, così conosciuta, fruibile per bambini così piccoli. Fare in modo che i grandi concetti filosofici, anche così profondi, del Piccolo Principe potessero arrivare a bambini così piccoli e significare qualcosa per loro. È il Piccolo Principe. Lo volete conoscere? Sì! Volete conoscere la sua storia e il suo fantastico viaggio? Sì!
mi chiamo Mattia e canto nel coro delle voci bianche del Piccolo Principe. La prima opera che ho visto era La Traviata, mi è piaciuta molto. In uno spettacolo lirico mi piace di più l'orchestra. È fondamentale coinvolgere i più giovani nello spettacolo, sentirli partecipi, quindi anche imparando, per esempio, come è successo nel Piccolo Principe, una canzone. Primo gradino per entrare nel mondo della lirica e della musica, ma non solo, nel mondo del teatro. Il teatro aiuta a sognare, aiuta a rendere più piacevole il nostro quotidiano, ci aiuta a riflettere, a pensare, ma innanzitutto per me, e credo sia per tutti, rende più bella la vita di ogni giorno. I bambini stessi sono protagonisti di questa serata perché non sono fruitori passivi. Loro interagiscono con gli attori, i cantanti che vedono sul palco, interagiscono con i cori e interagiscono con le coreografie. Prepariamo a scuola degli oggetti che poi durante la serata verranno animati in alcuni momenti, ma addirittura anche la coreografia LIS, perché siamo inclusivi. Mi chiamo Elena Cavalletti e questa sera sono stata alla rappresentazione di Turandot. Ho preparato le canzoni e anche i lavoretti nell'ora di musica insieme alla mia maestra e tutti i miei compagni. La mia parte preferita, diciamo, è stata quando abbiamo sventolato in aria le lanterne perché erano molto colorate. La mia canzone preferita è stata quella in cinese perché è molto bella la pronuncia in cinese e da grande vorrei studiare questa lingua. Abbiamo avuto quasi 4.000 spettatori al Teatro Lauro Rossi con il Piccolo Principe e abbiamo circa 12.000 presenze allo Sferisterio per Turandot, gli enigmi al museo. Da diversi anni il Macerata Opera Festival dedica una parte importante del festival ai giovani, alle nuove generazioni, ma ai cittadini di oggi, i bambini che hanno la fortuna di frequentare questo meraviglioso luogo, lo Sferisterio, che è diventato un monumento nazionale, e di apprezzare la nostra tradizione del canto lirico, dell'opera. Quindi un progetto molto ben strutturato, del quale andiamo particolarmente fieri e che cresce di anno in anno. È fonte d'orgoglio per il Macerata Opera Festival avere così tante serate per i più giovani. In una realtà, le Marche, terra di grande tradizione musicale, nelle Marche ci sono tra i teatri più belli d'Italia, piccoli, medi e grandi, e di conseguenza è un ritrovare un po' le radici della nostra cultura e della cultura di questo territorio. Siete pronti? Non ho sentito bene, siete pronti? Dirigere l'opera Turandot Enigmi al Museo, in produzione con Opera Domani Aslico, per me è un'emozione immensa. Assieme ad un cast di giovanissimi artisti che stanno facendo le loro prime esperienze sul palco e anche con un'orchestra molto giovane, abbiamo modo di esplorare e approfondire un'opera che ha una eternità nella sua scrittura.
E la grande particolarità di questo progetto è proprio quella nel fatto che c'è un'interazione con il pubblico. Abbiamo ragazzi, bambini che vengono da tutta Italia e studiano le varie parti musicali di quest'opera per poi venire in teatro e cantarle con noi. Prendono parte a quest'opera, che è la cosa fondamentale, secondo me, rendere viva l'opera. L'emozione più grande ha luogo qua, a Macerata, nello Sferisterio, perché per la prima volta abbiamo un pubblico grandissimo. Abbiamo più di 2.500 persone, tra bambini e famiglie, scuole, che vengono a prendere parte a questo spettacolo. Mi chiamo Caterina, l'aria che mi è piaciuta di più, Gira la Cote. Sono molto emozionata. È stato bello perché eravamo in tanti, facevamo anche un po' le stesse cose, anche i ventagli, le lanterne. Vederle tutte è stato molto bello. Il mio augurio per questi ragazzi è quello di, magari, chissà, tra di loro, oggi 6, 7, 8, 10 anni, ci sarà qualcuno che deciderà di fare il direttore d'orchestra, il costumista, lo scenografo, oppure un tecnico di palcoscenico, un professore d'orchestra. Insomma, che il teatro musicale, la danza e la musica diventino compagne di vita. Un ringraziamento particolare al sindaco di questa città, Parcaroli, all'assessore alla cultura Cassetta, al sovrintendente Cavalli, al consiglio d'amministrazione dell'associazione Sferisterio, che credono, hanno creduto e credono sempre in questo progetto. Un progetto che, ripeto, forma il pubblico del domani, che però io non amo definire il pubblico del domani. Io credo che i giovani siano il pubblico dell'oggi, e le presenze allo Sferisterio e all'Auro Rossi lo hanno testimoniato.